Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Torino. Appena arrivati in città abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio sotterraneo in Piazza Vittorio Veneto, che è quella che vedete, ed è la piazza più grande di Torino. E in cerca di un bar dove poter far colazione ci siamo imbattuti nella chiesa della Gran Madre di Dio, chiesa in stile neoclassico commissionata da De Curioni, costruita per celebrare il ritorno di Vittorio Emanuele I di Savoia dopo la sconfitta di Napoleone. Dopo aver casualmente incontrato questo monumento, abbiamo anche trovato una fantastica pasticceria per celiaci da milionari, consigliata a tutti coloro che hanno un budget di 84.000 euro per la colazione, però molto buona. Visto che abbiamo affrontato questa spesa solo per voi, vi raccomando di iscrivervi al canale, lasciare un bel like o un commento, o entrambi, e attivare la campanella. Terminata la colazione, ci siamo incamminati in direzione Parco del Valentino, ignari di cosa ci aspettasse. Noi cercavamo solo questi due innocui lampioni innamorati, missione che si è rivelata più ardua del dovuto. Dopo aver girato 8.000 volte il parco, aver incontrato altrettanti scoiattoli e aver chiesto informazioni ad altrettante persone senza aver mai capito le indicazioni che ci sono state date, abbiamo guardato da fuori il Castello del Valentino. Dopo 84 milioni di chilometri percorsi intorno al parco, abbiamo iniziato ad ammirare le installazioni dell'artista e giardiniere Rodolfo Marascuolo. Vabbè, lui. Abbiamo trovato questi benedetti lampioni innamorati, su cui abbiamo potuto fare qualche foto. Il parco era pieno zeppo di scoiattoli, mai visti così tanti tutti insieme. E proprio qui ho preso la mia friendzone più potente della storia. Dunque, dopo aver nutrito tutta la popolazione di scoiattoli del parco, abbiamo preso il tram perché di camminare non se ne poteva più e ci siamo diretti verso Piazza Castello, dove abbiamo potuto ammirare la piazza, ovviamente, Palazzo Madama, nel passato adibita ad abitazione e ora museo civico della città di Torino. Di seguito, Palazzi Reali, dove alla modica cifra di 2 sbleuri siamo entrati e abbiamo potuto ammirare la sobrietà di questa residenza. All'interno e dall'esterno del Palazzo Reale si trovavano delle statue tatuate di Fabio Viale, tra cui il busto tatuato del nostro futuro premier Fedez. Diciamo che all'interno di oro, stanze abnormi, affreschi, busti, statue e lampadari sbrilluccicanti non se ne sente la mancanza. Questa che vedete è l'Armeria Reale, nella quale si trovano tutte le armi, dove è possibile ammirare l'evoluzione dall'inizio alla fine dell'Impero Savoia. Usciti dal Palazzo Reale abbiamo fatto un giro negli umili giardini reali, dove fontane e spazio non manca di certo. Adiacente al Palazzo Reale troviamo il Duomo di Torino, nel quale però non siamo entrati perché c'era troppa coda per i nostri gusti. Ultimo, ma non per importanza, ci siamo diretti verso la Mole Antonelliana con un'altezza di 167,5 metri. Fu la struttura in muratura più alta del mondo fino al 1908. Dall'anno 2000 è sede del Museo del Cinema. Dopo 20 minuti di coda circa siamo entrati, e da qui in poi le riprese sono state fatte da Sara, tranne una che ho fatto io, quindi nel dubbio prendetevela con lei. Diciamo che non essendo un grande appassionato di cinema, questo museo non mi abbia fatto molto impazzire ed è tutto un eufemismo, soprattutto perché l'unica parte che mi interessava, cioè quella delle videocamere moderne, non era presente. Diciamo che non venendo via gratis il costo del biglietto, non ve lo consiglio molto. Però se al contrario del sottoscritto siete dei veri appassionati di cinema, la Sara ve lo consiglia, quindi se non vi piacerà, prendetela sempre con lei.
Ringrazio quei 3 o 4 che sono rimasti fino alla fine e ci vediamo ad un prossimo video.